Buonasera, è il momento del basket, abbiamo un ospite di riguardo, Dwayne Davis, abbiamo anche Riccardo della Vittoria Company che farà ovviamente da interprete e sarà molto prezioso intanto perché ci darà una grossa mano questa sera. Io la prima richiesta che ho fatto, ho chiamato subito la Vittoria, dico perché siete molto vicini al basket, mandateci una persona valida che ci aiuterà. E poi Riccardo, ovviamente ti diamo un incarico, dovrai salutare da parte nostra e fare gli auguri a tutto lo staff della Vittoria, a partire da Giuseppe Romagnoli, che è un amico e anche lui molto vicino al basket. Quindi ecco, se vuoi intanto salutare e presentarti, poi passeremo al nostro ospite e parleremo di basket. Salve a tutti, io vengo dalla Vittoria Company, International House Vittoria Company, abbiamo una sede sia a Jesi che in Ancona e potete contattarci quando volete per fissare un colloquio, una prova, una valutazione gratuita e non vincolante, quindi trovate tutte le nostre informazioni online ovviamente. Ok, welcome Dwayne, parliamo con lui ora. La prima cosa che io vorrei chiedergli, le prime impressioni, cosa gli ha lasciato la partita domenica scorsa? Una bella vittoria, emozioni, cosa gli ha lasciato questa partita? Ok, so what are your impressions about the last game of last Sunday? So what can you tell us about it? I think it was a tough team. Udinese is a very great club, first and foremost. But for us, as Jesse, as Aurora Basket, I feel like we made a step. You know, we made a step together as a team. I think we really played it together as a team, and I think we finally put a complete game together. You know, that was our first complete game that I felt though, as though everyone played well. So, ha detto che comunque sia l'avversario era molto forte, però nonostante questo la squadra, diciamo, ha fatto un passo avanti, è stata la prima volta che hanno giocato veramente come una squadra unita e quindi è stato sicuramente un passo avanti per loro. Bene, ora una curiosità, chi conosce il basket sa che lui ha avuto esperienze anche in altri campionati, ecco, la domanda è questa, è una curiosità. Cosa hai pensato quando ti hanno proposto di venire a Jesi? Sapevi, conoscevi Jesi, sapevi che storia cestistica Jesi, oppure era una città che non immaginavi neanche esistesse? So what did you think when they called you to play in Jesi? Did you know this city? Did you know anything about this place? No, I actually the first thing I did was look up Jesi on Google. You know, that was the first thing I did. But, you know, my impressions was, you know, it's Italy, you understand? So, you know, I was happy to come to Italy no matter what. But my impression on Jesi when I got here is unbelievable. You know, great city, great people, fans are amazing. It's not much to do, but for a person like myself, I think it's perfect. Ha detto che ovviamente non conosceva Jesi, la prima cosa che ha fatto è scrivere su Google Jesi, però ovviamente lui era contento di venire in Italia e si è trovato benissimo da subito a Jesi con le persone, il posto è bellissimo, gli è piaciuto e ha detto che anche se non c'è molto da fare, per una persona come lui va benissimo questo, quindi si trova bene decisamente. Ecco. La domanda è d'obbligo. Sicuramente sappiamo anche la risposta. Cosa gli piace della cucina italiana? Penso purtroppo tutti gli stranieri che vengono qui. La domanda poi ne faremo una alla fine anche più simpatica. So, what do you like about Italian cuisine, Italian food? Everything. You know, I think I don't want to compare it to the other countries I've been to, but I think the food is very healthy. First and foremost, you know, just the texture of the food is a little different for me, but, you know, pizza and pasta, I could get used to that, you know, that's traditional for me. So, I like the food, great dishes. I didn't really get to try any Italian dishes, you know, like any home-cooked meals, but other than that, the food has been great. Verdicchio wine?
wine, verdicchio. The wine, wine. Verdicchio. Yeah. It's typical from beer. No. Sì, allora io penso a sta pizza, no, più pasta, meno, pizza, sì, no, è facile abituarsi, ha detto, diciamo, al cibo di Greek qua. Salad, moussaka? Oh, allora. No, perché anticipiamo la prossima domanda. Allora, Dwayne è stato vice capocannoniere nel massima divisione greca, quindi è un giocatore che ha un curriculum molto interessante. Ecco, la domanda è questa: come si è trovato dalla Grecia all'Italia? Trova differenze di livello tra i due paesi, i due campionati di livello di basket? Ok, so how was going from Greece to Italy? Do you see any differences, especially in the level of players? The level of players is really no different, you know. We're professional in Europe, so I think the professionalism is, far as players to players, will never change, you understand? But Italy to Greece is, hair is much faster. You know, Greece is more organized and structured. Like they play for the shot clock and the hair is up and down, you know. So I kind of like the hair more because my type of game is up and down. Okay. So. Ha detto che comunque sia il livello è sempre alto, non c'è differenza, però che vede, diciamo, un modo diverso di giocare. In Grecia è molto più strutturato, organizzato, mentre qua ha più possibilità, appunto, di muoversi come piace a lui. Ecco, coach Cagnazzo dice che lui ha il fuoco della partita dentro, no? Quali sono le sue qualità di giocatore? So, your coach says that you have a fire inside, so what are your qualities, what are your skills as a player? I think my best qualities is scoring the ball in any situation, I guess. But also making my teammates better. I think I make my teammates better unbelievably. Like, you know, that's you know, as a scorer, it's hard to make somebody else better. You know, most scorers just make themselves better. I think as a player, you know, the fire that he's talking about is me making my teammates better and pushing them every day in practice. 100%. Ha detto che corner ball è la sua specialità, quindi tiro d'angolo, sì. se non vado errato, e che comunque sia questo fuoco lui lo sente perché è condiviso con i team, e la sua forza è appunto migliorare con i suoi compagni, a migliorare appunto anche la performance dei compagni di squadra. Bene, parliamo anche d'altro. Come passerà le festività di Natale? Perché il campionato non ha soste quest'anno. So how will you spend Christmas, because the championship is not starting? I would spend Christmas alone. You know, I miss my family and everything, but it's no big deal, you know. Maybe I would go to one of the Italian player house. Okay. Maybe if we have off on Christmas, but the plan is now to practice Christmas afternoon, so. Quindi niente, ha detto che rimarrà da solo, che gli manca ovviamente la famiglia, però se ha la possibilità appunto girerà, ma appunto avrà gli allenamenti, diciamo. Bene. Ora un paio di cose simpatiche, qui mi devi aiutare. Allora, la prima cosa intanto è una scommessa. Noi l'abbiamo detto anche al suo coach qualche tempo fa. Se l'Aurora va ai playoff, è disposto a farsi tagliare la barba? Okay, so now we have a bet for you. If your team goes to playoffs, are you willing to cut your beard off? Ooh. Tagliamo. No. That's a tough one. That's a tough one. I'm not. No. We gotta see what's on the other side of the bet for me, you know? Okay, vuole vedere cosa c'è dall'altra parte nel caso. Okay. But right now that's tough, you know. Un'altra cosa, qui mi deve aiutare con lo spelling se necessario. Noi tutti i giocatori stranieri che vengono a Iesi gli facciamo pronunciare la parola d'ordine dello Iesino Doc. Molto bella, ha fatto anche Jan Eliz quando è stato qui, il Giorgiano, quindi vi dovreste aiutare. Se riesce, fagli pronunciare la parola molto bene. Benissimo. Typical, come si dice? So we have a typical word, dialect word here in Iesi, which is molto.
Tobin, and we wanted every guest has to pronounce it, so we want to say if you can say Muntobin. Muntobin. No, it's M-U-N-T-O-B-E. Muntobin. Muntobin. Beh, oh, ci siamo, oh, bene, bene, bene. E ultima cosa, guarda, puoi spiegargli che poi gli daremo l'indirizzo del nostro sito di informazione, così potrà, adesso lo può fare, salutare i suoi parenti e amici che stanno negli States, poi gli daremo il link così lo vedranno anche dall'altra parte del mondo. Ok, so we will give you the link for the online website of Vivere Jesi, so your family can see the stream of this interview. Okay. Tanti auguri per le prossime festività e per la sua carriera cestistica. So good wishes, the best wishes for your career. Okay, thank you. Future. Thank you. I appreciate everything. Thanks for having me tonight. Thanks for having me in the city of Jesi. I appreciate it. I enjoy playing here, and just thanks for everything. I appreciate this tonight. Thanks. Lui è anche molto grato di essere ospite qua a questa trasmissione e anche di essere stato accolto a Jesi. Insomma, se non l'avete capito, Dwayne si trova bene, molto bene a Jesi. Grazie, thank you. Grazie.